latino è sacro, il grano è sacro. Roma, amor. La libertà di parola, senza la libertà della radio, è solo un pesce rosso in una boccia. La sovranità è insita nel diritto di emettere crediti di ricchezza misurati, cioè denaro. Esistono due tipi di nazioni, quelle che controllano le loro finanze e quelle che vengono finanziate. I pacifisti che si rifiutano di indagare le cause economiche della guerra fanno causa comune con i venditori di armi. Per una cultura nazionale, il primo passo è fare un inventario. Cosa c'è di solido? Il secondo passo è renderlo disponibile e agevolarvi l'accesso. Solo l'artista è riuscito a staccare da secoli l'idea del lavoro dall'idea di profitto e di lucro. Un tunnel può eventualmente servire a eliminare la Manica e lo Stretto di Gibilterra. Il piano stradale, ad angoli retti, ha fatto il suo tempo. La nuova città è costruita sulla linea di flusso e segue il corso naturale del traffico. Il tempo libero non lo si ottiene semplicemente non avendo un lavoro. Il tempo libero è tempo a disposizione, privo di ansia. Un'opera d'arte vivifica la percezione complessiva che un uomo ha delle relazioni. Chi non voglia imparare l'ideogramma è un mezzo addormentato. Che un banchiere o un professore vi dica che non si può fare questo o quello perché manca il denaro è una bugia tanto malevole, umiliante e stupida come lo sarebbe dire che non si possono costruire strade perché non ci sono chilometri. Istituzione di magazzini o luoghi di deposito pubblici dai quali, accertato il valore approssimativo delle merci consegnate, si rilascerebbe alle associazioni un documento o bono simile a un biglietto bancario ammesso alla circolazione e allo sconto, tanto da rendere capace l'associazione di poter continuare i suoi lavori e di non essere strozzata dalla necessità di una vendita immediata. Di Giuseppe Mazzini. Abbiamo iniziato all'improvviso con questi, che non sono aforismi, sono pensieri estratti dalla prosa, dalla bellissima prosa di Ezra Pound, mentre vediamo il volto, questo volto interessante, anche visivamente affascinante, proprio perché fu un pensatore molto interessante. Perché lo proponiamo, ho avuto l'idea di proporlo oggi? Perché è un pensiero estremamente attuale. Si poteva intitolare in tanti modi questo incontro per tentare di capire qualcosa della sua opera, un'opera che ha preso vari decenni. L'idea iniziale, volevo chiamarlo Ezra Pound, un profeta e un esteta fra poesia ed economia. Anche questo è interessante perché normalmente pensiamo che la poesia sia un qualcosa di astratto e l'economia sia molto concreta. E Ezra Pound ci fa capire, come molti altri a suo tempo, ma lui in un modo particolarmente efficace, come al contrario la poesia può essere molto, può essere una forma di azione molto efficace e l'economia viceversa può seguire delle teorie molto astratte invece, lontano dalla realtà, e quindi il contrario. Ed è molto bello chiamarlo, possiamo chiamarlo anche un poeta dell'economia, un poeta della moneta. Lui aveva un pensiero sociale, ma nello stesso tempo un pensiero anche spirituale. E anche questo non è una contraddizione. A me piace scherzare anche sul suo nome e sul suo cognome, perché Ezra è il nome di un profeta biblico, il sacerdote che condusse parte del popolo ebraico di ritorno da Babilonia in Israele e aiutò a ricostituire una nazione, a riconsacrare il Tempio di Gerusalemme. E Ezra Pound fu un profeta nel senso che portò avanti una visione, predicò una visione dove il tema della sovranità è un tema centrale, insieme con quello della moneta e col concetto di civiltà e di cultura. E poi si chiama Pound di cognome, che tutti sappiamo che vuol dire peso, ma vuol dire poi col tempo assunto il significato di sterlina, quindi non potevano interessarsi della moneta in modo anche profetico uno che si chiamava come un profeta biblico e con un nome che richiama la moneta. Detto questo gioco di parole, io sono arrivato a Ezra Pound tardi, cioè ho sempre saputo fin da ragazzo che è una figura interessante, spesso dimenticata, fraintesa, strumentalizzata, ma non l'avevo mai approfondito. Poi paradossalmente attraverso un mio approfondimento di una figura che apparentemente non c'entra nulla, che è Carmelo Bene, che lui si considerava anche lui un grande poeta, non un attore di teatro, Carmelo Bene una volta disse che l'inglese moderno deve tutto a un irlandese, Joyce, e a un americano, Pound, e intendeva inglese moderno come linguaggio,
E per Carmelo Bene il linguaggio è tutto. Come molta poetica e molti intellettuali dopo Nietzsche, il linguaggio è quello che ci resta dell'essere, quindi soprattutto per la modernità ha un potere quasi magico. E quindi lo stesso Carmelo Bene, che era molto severo nei suoi giudizi, salvava pochissimo fra gli intellettuali, poeti anche della stessa arte, riconosce lui stesso il valore di Pound. E io dirò pochissimo della sua vita, perché nel caso di Ezra Pound, che io considero un grande soprattutto intellettuale, cioè l'intellettuale è colui che media fra il super esperto e il popolo, colui che media fra l'esteta isolato e la realtà, le tendenze della realtà. L'intellettuale è colui che ci dà gli strumenti per interpretare il reale e il cui pensiero va oltre il suo momento storico. E fu così. Tant'è che non c'è pensiero più attuale di Ezra Pound. Alla fine di questo incontro faremo una brevissima parentesi su Marx, e dimostreremo assai facilmente come, perché Marx non è più attuale ed è un pensiero non solo sconfitto dalla storia perché è crollato il comunismo, ma proprio intellettualmente limitato e non più adatto alla realtà, e come invece il pensiero di Pound, che conosceva in parte Marx naturalmente, sia molto un pensiero superiore intellettualmente, spiritualmente, e molto più attuale per interpretare cosa che in questi giorni, in queste ore sta accadendo e ci impegnerà sempre di più nei prossimi anni. Non a caso, oggi, non c'è bisogno che lo dica io, il tema della moneta, della sovranità e delle banche e del debito è il tema per definizione. Allora dobbiamo andare alla fonte, dobbiamo andare a chi ha approfondito questi temi, partendo proprio dal suo essere artista, perché io lo considero anche, lo abbiamo proposto anche come filosofo, filosofo semplicemente perché ragiona sui grandi concetti, sui grandi valori e cerca in modo socratico di capire. Cerca di arrivare all'essenza di capire, come già si vede da queste citazioni, che possiamo velocemente scorrerle, molto interessanti. Prima di scorrere queste citazioni ricordiamo anche l'importanza culturale come persona che ebbe Ezra Pound. Hemingway disse: io gli ho insegnato il pugilato, lui mi ha insegnato a scrivere, già basterebbe questo, ma non solo. Ezra Pound fu segretario e collaboratore di Yeats, grandissimo poeta mistico esoterico, uno dei più importanti del Novecento, e fu colui che fece pubblicare a Joyce l'Ulisse, presentandogli colei che dirigeva una casa editrice e convincendola a pubblicare. Basterebbero queste tre cose per far capire l'impatto mondiale che ebbe, semplicemente per la sua generosità, perché lui era una persona generosa, altruista. Hemingway diceva che Ezra Pound usava un quinto della sua giornata per se stesso e il resto per aiutare gli altri, iniziando da quelli che erano più vicini a lui, quindi gli artisti, gli intellettuali inglesi e americani che si trovavano a Parigi, a Londra e in Italia. E fu poi un grande amante dell'Italia. Lui fu un grande patriota americano, perché si considerava un repubblicano jeffersoniano. E vedremo di quale America lui si considerava figlio. Un'America oggi dimenticata, negata, ma è forse le pagine più belle dell'America. L'America eroica, mitica, dei pionieri, e vedremo poi in alcune sue citazioni che riguardavano suo nonno, che fu uno dei primi pionieri di quella terra, l'Idaho, fra il Wyoming e l'Oregon, dove visse e passò la giovinezza in questa piccola città, in mezzo alle bellezze della natura, a cui era molto sensibile. E quindi fu una persona generosa, altruista, grande innamorato, quindi grande patriota della sua terra, nonostante quello che poi gli successe, come sappiamo, perché poi finì incarcerato, per evitare la condanna a morte, amici, avvocati, anche intellettuali, anche uomini politici, lo fecero passare per pazzo e lo misero 11 anni in manicomio, quando naturalmente non era pazzo, tutti lo sapevano. Però fu anche poi un grande innamorato dell'Italia, la sua seconda patria fu l'Italia, visse vari anni a Rapallo, a Venezia, a Roma, collaborò con vari giornali dal 39 in poi, fra cui anche il Popolo di Alessandria, che ricordiamo in quegli anni vendeva più di 100.000 copie, quando i giornali facevano cultura, quando i giornali erano quello che adesso la televisione, con in più un livello culturale e linguistico superiore, nettamente superiore. Quindi una figura interessante, apparentemente scrive in modo caotico, disorganico, in realtà ha un rigore e una precisione confuciana, ideogrammatico. Lui dice: io scrivo in modo ideogrammatico, cioè apparentemente scrivo in modo confuso, in realtà metto un'idea, un concetto, pone
ne aggiungo un altro, poi un altro ancora, e all'improvviso c'è un'illuminazione finale. Fu profeta anche in questo, perché 100 anni prima dei tempi di oggi, non solo capì più di altri, più di Marx, ma più di molti altri, che il tema della moneta, del debito, della sovranità era il tema centrale, ma capì anche quella marcia in più attraverso il linguaggio degli ideogrammi che Cina e Giappone avevano rispetto alla cultura occidentale. Capì che bisognava studiare il cinese, bisognava tradurre Confucio. Quando era in una specie di una gabbia, quando fu recluso nel campo di prigionia di Pisa in una gabbia, tenuto lì varie settimane da solo, ebbe una tale forza d'animo che chiaramente non ci stava bene, ma non si scoraggiò e si cominciò a tradurre, o forse probabilmente a ritradurre, dei testi, l'asse che non vacilla, lo studio integrale di Confucio, dal cinese alla sua lingua, l'inglese. E ancora adesso si può trovare una sua traduzione di questi testi. E attraverso lui anch'io adesso sto leggendo Mencio e Confucio, e sono veramente dei pensatori molto attuali come etica, molto interessanti, a cui poi accenneremo entrando nel vivo. Ho scelto quasi a caso queste citazioni, sono 15 citazioni dove ci fa capire subito alcuni aspetti della sua anima, del suo carattere, l'amore per il latino, l'amore per l'antichità. Lui è innamorato dall'Italia perché vedeva in essi una sopravvivenza della Grecia antica, anche l'aspetto degli antichi miti, quando si facevano negli anni 30 in Italia quelle che adesso non stupiscono più nessuno, no? Le sagre, le feste, ma allora furono rilanciate le feste del grano, lui vedeva le processioni, anche le processioni religiose, che allora erano molto più partecipate, più rituali anche, lui apprezzava in questo e vedeva Eleusi, Dioniso, vedeva una sopravvivenza in Italia che qualunque altra nazione del mondo aveva perso. Poi chiaramente fu affascinato anche dal pensiero cattolico medievale, soprattutto dal pensiero sociale, dal pensiero dei francescani, San Bernardino da Siena, San Bonaventura, ma anche Sant'Ambrogio, cioè tutto il pensiero teologico che gettò le basi del pensiero economico. Il pensiero economico ruota attorno le predicazioni contro l'usura dei francescani, San Bernardino che venne anche a Tortona, e predicava contro l'usura, e quando la popolazione diceva ma noi siamo indebitati, lui gli diceva fatevi la vostra banca. E la seconda ondata di banche moderne, dalla fine del 400 per un secolo, secolo e mezzo, nacque come monti di pietà, nacque come banche al servizio della comunità, non al servizio di chi già era ricco o di speculazione. Quindi lui amò così tanto l'Italia che non solo visse a lungo in Italia, ma studiò la storia italiana molto più profonditamente, con molto più animo di tanti altri studiosi, magari super esperti accademici, ma che non andavano alla fonte. Lui studiava le repubbliche marinare, cosa succedeva nel 400 in Toscana, le riforme dei granduchi di Toscana del fine 700, e si chiedeva com'è possibile che l'Italia, poche migliaia di persone a Genova conquistano il mondo, vanno fino in Crimea, com'è possibile che Venezia costruisce dei quartieri a Gerusalemme, qual era il segreto di questo benessere? Capiva che il Rinascimento non era solo arte, il Rinascimento era una crescita integrale della società, spirituale, economica. Non c'era contraddizione fra le banche fiorentine, milanesi, che erano delle invenzioni completamente italiane, della creatività umana, ma specificamente italiana, erano lo stesso spirito che poi produceva i Botticelli, Leonardo e tutto il genio del Rinascimento, ma che continuò fino a poco tempo fa. E quindi lui studiava proprio anche la moneta, i commerci, cosa succedeva, le prime forme di moneta alternativa, e tutto questo lo faceva con amore, con passione, riuscendo con un pragmatismo americano molto bello che noi abbiamo perso, di cogliere l'essenza di qualcosa che poteva ancora esserci oggi, che potrebbe essere ancora viva oggi. E vengono fuori questi che non sono aforismi, è un suo modo di scrivere per guizzi, per fulminazioni, come questa esaltazione del latino e del grano, e questo famoso diffuso gioco, allora meno, su Roma, Amor, e poi una grande battaglia per la libertà di espressione. Perché amava l'Italia? Per la sua storia, per quello che era viva, per la vitalità colorata della società italiana, ma anche perché gli lasciava paradossalmente più libertà di parola lui su questi temi di quanto ne avesse in America, dove fu ricevuto da vari senatori e politici sulle sue teorie economiche, che poi non erano proprio teorie economiche, erano dei ragionamenti, degli ideali, ma non fu ad esempio ricevuto da Roosevelt, per cui lui fu molto felice quando, anche se solo per mezz'ora,
fu ricevuto da Mussolini. Chiaramente lui non era fascista nel senso che si intende adesso, lui era uno spirito libero, come erano molti allora, come era D'Annunzio, come erano quelli che abbiamo citato prima, Yeats, Eliot, ne ho dimenticato di dirlo, aiutò Eliot a comporre nella forma attuale The Wasteland, la terra desolata, che è il suo capolavoro poetico. Quindi fu anche maestro di altri artisti. Erano spiriti, intelligenze non classificabili con una logica adesso di mass media, molto di basso livello, destra, sinistra, reazionario, rivoluzionario. Erano spiriti molto interessanti. La Parigi che frequentava lui era la Parigi di Picasso, di Cocteau, la Parigi dove c'erano una serie di creatività veramente non etichettabile, molto, molto libera. Per cui aveva già capito quello che adesso è la televisione, allora erano la radio e le riviste, aveva già capito che la società stava rischiando di prendere una tendenza di massificazione verso la mediocrità e verso l'assenza di una vera libertà di discussione e di informazione. E come capì il tema fondamentale della modernità era il tema della sovranità, e il Novecento può anche essere riletto attraverso questa lettura, e fu quindi anche un grande demistificatore della propaganda dei vari governi di quel periodo, della propaganda di massa, diciamo. Per questo è molto attuale, perché è uno spirito libero, un pensatore libero. Ecco, qui questa citazione sulla cultura nazionale denota quello che chiamo il pragmatismo. Aveva un concetto che oggi abbiamo perso, una grande concretezza etica e sociale. Quindi non è un pensatore lontano dalla realtà, ma lui diceva noi dobbiamo, sentiva su di sé una grande responsabilità, per quello amava Confucio, il pensiero cinese, perché è un pensiero di responsabilità, di servizio e di rispetto. Mencio diceva se in questo stato dell'impero cinese un bambino muore affogato, io mi sento colpevole. Se l'arciere sbaglia il bersaglio deve interrogare se stesso, era questa etica, che lui ritrova poi in Aristotele anche. E quindi diceva, a un certo punto, non solo chi ci governa, ma tutti dobbiamo prenderci una responsabilità e dire ma cosa c'è di solido nella nostra cultura? Cosa dobbiamo trasmettere al futuro? E fatta questa selezione, che implica una gerarchia di valori però, tema oggi, mentalità completamente negata o rimossa oggi, dobbiamo poi rendere accessibile a tutti, a condividere quello che di vitale va insegnato e va tramandato del nostro passato. E quindi sono discorsi molto interessanti. E anche sul tema degli artisti, naturalmente, non era un esteta decadente, in cui teorizzava un'arte fine a se stessa, però valorizzava l'aspetto antimaterialista dell'arte, cioè l'aspetto che l'artista e il poeta perché sono importanti nella vita. Oggi si dice con una volgarità estrema, con la cultura si mangia, proprio denota la bassezza, l'assenza di civiltà. La cultura non è importante perché con la cultura si mangia, è ovvio che la cultura avendo dei costi è anche una forma di economia, ma non è importante per quello. La cultura è importante perché ti fa libero, perché ti fa uomo. E l'artista e il poeta sono importanti perché sono dei creatori, sono dei creativi e quindi ci liberano dalla schiavitù mentale. Ci liberano dall'essere solo dei calcolatori, dall'essere solo dei consumatori. E lui viveva molto questa produzione creativa come esperimento di vita. Ma poi è anche molto concreto. Lui 100 anni prima, con grandissima semplicità, si dice ma perché non fanno un tunnel che passa sotto la Manica e sotto lo stretto di Gibilterra? E alcune sue sensibilità non sono mai state attuate neanche oggi. Anche a livello urbanistico in America si costruisce, tranne magari mini quartieri per super ricchi, si costruisce ancora ad angolo retto e le metropoli sono fatte così, perché ottimizzi commercialmente lo spazio. Lui diceva no, perché? Lui vedeva la terra e la civiltà moderna come Leonardo vedeva, cioè è un corpo vivente e il corpo ha delle vene e le vene non vanno ad angoli retti, le vene seguono dei flussi curvi, armonici. Questo è molto interessante, ma non era un urbanista, era una persona semplicemente con una grande sensibilità e che aveva capito quello che di vivo c'era nella civiltà antica e c'è ancora adesso nell'anima umana, solo che viene rimosso o negato. Come bellissima questa sua citazione sul concetto che il tempo libero è un tempo privo di ansia, quindi
tempo libero non è semplicemente l'assenza di lavoro, ma implica una qualità del tempo, e per arrivare a una qualità del tempo è un discorso di educazione e anche di organizzazione sociale. Come bellissima questa citazione su perché l'opera è importante, perché è importante la letteratura, la scrittura, perché deve vivificare, moltiplicare le relazioni e le percezioni che ha l'uomo di sé e degli altri. Questo è un famoso aforismo che in parte, anche se in forma un po' più attenuata, disse anche Keynes, ed è molto interessante, poi lo vediamo fra poco quando entriamo più nel vivo del suo ragionamento sulla moneta, perché dice: mentre il chilometro, il peso, sono unità di misure che restano dentro la materia, la moneta tende a sfuggire, ma invece è un'unità di misura, e quindi è uno strumento, non è il fine. Ma studiava l'Italia e studiava tutto, fu veramente un lettore, un amante, onnivoro, anche Mazzini. Prendeva quello che lui riteneva di buono, trovasse ovunque, anche se la storia che predilige è quella più antica dell'Italia. E questo è un passo molto interessante, tratto dai Doveri degli Italiani di Mazzini, dove parlava delle necessità per lo Stato, uno Stato che fosse a servizio, fosse uno Stato comunità, non burocrazia solo, ma uno Stato comunità, necessità di quello che fecero negli anni 30, volenti o nolenti, molti paesi, se volevano sopravvivere alle conseguenze del crollo del 1929, che citeremo fra poco, che fu un episodio decisivo per tutti, anche per Zapound, lo Stato cosa deve fare? Deve fare dei depositi pubblici, delle riserve strategiche di materie prime, e a quello va legata anche la moneta, quindi una moneta reale, legata all'economia reale. Questo lo diceva Mazzini, lo dicevano in molti, in tutta Europa e negli Stati Uniti. C'è un dibattito molto più interessante degli attuali dibattiti. Però comunque lui era poeta, quindi non possiamo non gustare qualcosa della sua produzione. L'albero m'è penetrato nelle mani, la sua linfa m'è ascesa nelle braccia, l'albero m'è cresciuto nel seno profondo, i rami spuntano da me come braccia. Sei albero, sei muschio, sei violette trascorse dal vento, creatura alta tanto tu sei, e tutto questo è follia al mondo. Poi scendemmo alla nave, e la chiglia tagliò al mare divino. Drizzammo l'albero e le vele della nave negra, a bordo portammo pecore, e i corpi nostri carichi di lacrime, e il vento in poppa ci avviò le panciute vele di Circe, ben chiomata. Arte fu questa. Poi sedemmo sulla nave correndo con il vento, a vele tese fino a sera. Spento il sole e l'ombra sull'oceano, noi venimmo al limite delle acque profonde, alla terra dei cimmeri e città popolose, sovratessuta nebbia maestrale di sole la trafigge. Né rotando alle stelle, né tornando dal cielo, notte fosca copre quella misera gente. L'oceano in moto contrario, noi venimmo a quel luogo predetto da Circe. Sappiate dunque. Primo estatis mense, solest in diadibus. Sovrano è il signore del fuoco. Il mese è degli uccelli. Sapore amaro e odor di bruciato. Al dio del focolare i polmoni delle vittime. Gracida la rana verde, l'artemisia è in fiore. Nel carro rosso con gemme d'incarnato va incontro all'estate. Non si distrugge nulla in questo mese. È vietato tagliar bosco. Si cacciano le fiere nei campi. Si colgono erbe mediche in questo mese. L'imperatrice offre bozzoli al figlio del cielo. Poi,
Il sole entra in Gemini, con la Vergine alta in cielo al tramonto. Ancor non si tagli l'indigofera, e non si faccia carbone, non si chiudano le porte, non si esigano gabelle, le cavalle vanno al pascolo, si legano gli stalloni, vengono affisse le norme per l'allevamento. In questo mese, il giorno più lungo. Ora vita e morte sono pari, sono in lotta luce e tenebre, l'uomo saggio resta in casa, cadono le corve al cervo. Nel principio Dio, il grande esteta, dopo aver creato cielo e mondo, dopo il tramonto vulcanico, dopo aver dipinto la roccia con licheni e mondo nipponico, cacò il gran usurario Satana, Gerione, prototipo dei padroni di Churchill. E mi viene ora a cantare in gergo rozzo, che dopo la sua morte mi venne Filippo Tommaso dicendo: ma non voglio andare in paradiso, voglio combattere ancora, voglio il tuo corpo con cui potrai ancora combattere. E io risposi: già vecchio il mio corpo, Tommaso, e poi dove andrei? Ne ho bisogno io del corpo. Con usura, nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata. Con usura non v'è chiesa con affreschi di paradiso e l'annunciazione dell'angelo con le aureole sbalzate. Con usura, nessuno vede di Gonzaga eredi e concubine, non si dipinge per tenersi arte in casa, ma per vendere, vendere presto e con profitto. Peccato contro natura. Il tuo pane sarà straccio arido come carta, senza segale né farina di grano duro. Usura appesantisce il tratto, falsa i confini. Con usura nessuno trova residenza amena, si priva lo scalpellino della pietra, il tersitore del telaio. Con usura la lana non giunge al mercato. Il male è usura. Il serpe Neshek, il cui nome si conosce, è profanatore, il nocciolo del male. L'inferno che brucia senza tregua, il cancro che tutto corrode, il verme Fafnir, si fidide dello Stato, di ogni regno, porro del pubblico bene, tumore che guasta ogni cosa, gemello d'invidia, idra dalle sette teste che tutto permea e varca i portali dei templi, profana il santuario di Pafo. Neshek, il male strisciante, viscido, corruttore, che avvelena la fonte, ogni fonte, il serpe che insidia fertilità di natura, insidia bellezza, ne è morta una miriade nella sua morsa. Firenze 1766. Non sequestrate attrezzi agricoli per debiti, né buoi da tiro dai contadini che con essi lavorano. Pietro Leopoldo. Buon raccolto di grano invenduto. Mai al monte è mancata moneta. Tasso ridotto al 4,3%. I creditori hanno sempre riscosso. Il commercio nel Granducato libero da intralci, chiusa l'importazione del grano. 1783. Il 4% interesse legale massimo. 1783. Il 3% per investimenti della Chiesa. Molto proprio, Pietro Leopoldo. Evviva Ferdinando! Ne vietò l'esportazione. Il grano è per mangiare. Viva Ferdinando! Al suon di carillon. Mortaretti e fuochi d'artificio. Fu cantato il Te Deum. Per ringraziare l'Altissimo di questa provvidenziale legge. S'accesero i lumi nella cappella di Alessandro. E fu svelata l'immagine della Madonna. Cantate litanie. E al tramonto si ballò, e le maschere entrarono nelle case. E i capitani delle contrade portarono gli stendardi. Nella cappella in piazza, dove ancora una volta suonarono le campane, tra tamburi e trombe, corni da caccia, mortaretti, fiaccolate. Diamo un'occhiata veloce a questi frammenti dei Cantos, che è l'opera principale poetica di Ezra Pound, e vediamo la ricchezza della sua visione.
La prima poesia è una della produzione poetica prima dei cantos, è completamente diversa, è molto semplice, molto pulita e ci manifesta il suo amore per la natura. Lui crebbe in una piccola città in mezzo alla grande America dei paesaggi, delle foreste, delle praterie, del Far West fondamentalmente, per cui ebbe un'infanzia felice, spensierata nella gioia della natura, nel ricordo di suo nonno, che è una figura mitica che poi vediamo molto importante per la sua formazione. Poi seguì il padre a Filadelfia, il padre lavorava alla zecca, quindi ebbe un po' questo trauma psicologico di passare da uno stato di armonia a uno stato più alienato, dove vedeva, una volta che andò a visitare il padre appunto dove lavorava, gli operai che spalavano il denaro come fosse immondizia perché dovevano spostarlo da una parte all'altra, quindi questo sicuramente furono due esperienze che lo influenzarono molto. I Cantos è un'opera unica dove c'è tutto, per quello l'amava Carmelo Bene, perché assomigliava molto all'Ulisse di Joyce. È l'unica opera che si può accostare all'Ulisse di Joyce, ma in forma epica. Dopo tanti secoli, solo con Ezra Pound torna l'epica, cioè un dire solenne. Un raccontare vasto, perché l'epica come l'Odissea, e qua vediamo un passo che sembra l'Odissea, è come una riscrittura dell'Odissea, un risuonare dell'Odissea, l'epica è anche un pensiero, non è solo non è una poesia decorativa, c'è sempre un pensiero, una volontà in questa poesia, ed è, come tutta l'epica, universale, cioè parla di tutto. Nella stessa Iliade e l'Odissea anche lì si parla di moneta, di economia, non apertamente, non c'erano le monete come dal VII secolo in poi in Asia Minore, come le intendiamo noi, ma c'era già la moneta nelle storie di Ulisse e di Achille e di Ettore, era in forma di pezzi di argento e d'oro come peso, ma quello che era già superato comunque il baratto. Quindi qua vediamo come Ezra Pound sentisse dentro di sé Dante Alighieri, Omero, vari personaggi dell'umanesimo italiano, li sentiva vivi e li riviveva. In questo altro brano, in questo altro frammento dei Cantos, invece abbiamo una descrizione di uno stato di armonia, una descrizione di una vita che segue dei cicli naturali, quindi ricorda sia il mito greco, con riferimento all'astrologia, ma anche la pittura cinese, anche certi scritti di Confucio, quando si parla del figlio del cielo è l'imperatore cinese, e quindi c'è un po' questa nostalgia per una società organica, una società più legata ai cicli della natura, e anche qua sembra scritto veramente in un altro mondo, in un'altra vita. Giustamente Ezra Pound diceva che il poeta è colui che sa creare un mondo e raccontarlo, un'idea di mondo, spesso naturalmente alternativo a quello normale. Lui poi era molto anche, aveva le idee chiarissime, lucidissime anche su cosa è poesia, le divise in tre, l'articolò in tre aspetti e lui li aveva tutti e tre. Lo diceva in greco, ma lo stesso diciamo in italiano, la poesia come poesia dell'apparire, dell'immagine, e lui è una poesia con grandi immagini, molti simboli, la poesia come melopoiein, la poesia del canto, del suono, fatta di suono, di ritmo, e l'epica è un ritmo, e la poesia del pensiero, e nel suo racconto c'è sempre una volontà, la sua è una spiritualità, proprio possiamo definire della volontà e del pensiero. L'ultimo frammento sono due frammenti molto forti, molto chiaroscuro, il primo è un po' dantesco in questa invettiva contro le grandi banche speculative, diremmo oggi, di allora, dove addirittura c'è questa figura di Satana e c'è in principio, quindi questa epica quasi biblica. Nel secondo l'ha scritto quando seppe della morte di Filippo Tommaso Marinetti, a cui era legato da amicizia, quindi anche qua è un sentire, avere un'anima che sa accogliere anche le altre anime, quindi sentirlo vicino in quello che era per loro era una battaglia spirituale soprattutto. E questo è molto interessante. Una delle caratteristiche, vi dicevo, importanti, uniche dei Cantos, non solo rinasce l'epica, ma nei Cantos tutto è presente, cioè non c'è un tempo. Mussolini è contemporaneo di Dioniso, l'imperatore della Cina è contemporaneo di Jefferson,
tutto è presente. Questo è molto interessante e molto raro. Cioè lui quando racconta, quando canta, dà proprio l'impressione che stia accadendo in quel momento di fronte a lui questa visione che ci porta. Quindi non è una poesia solo evocativa, ma di presenza, di presenza. Ma la sua prosa è anche molto bella, è una prosa asciutta, ma lucida, con anche ironica talvolta, piena di anche aforismi e paradossi, e lui, oltre che la moneta, si occupò molto, adesso stiamo andando dal generale al particolare, sempre più al particolare, si occupò molto di cos'è la cultura, cos'è la civiltà, come dovrebbe essere la vita di un artista e lo scopo nella società. Quindi ascoltiamolo anche su questo tema. Temi che oggi ci mancano perché oggi scarseggiano proprio gli intellettuali, i pensatori. Tutto il valore viene dal lavoro e dalla natura. La civiltà consiste nel fissare una gerarchia di valori. Non può limitarsi ad una mera distinzione fra dannati e redenti, con un'alternanza fra lamenti e gioia isterica. Il senso di responsabilità di Mencio è onnipresente. È nell'uomo verso se stesso. Al di fuori della carica, il saggio si occupa del suo ordine interiore, all'interno della carica, di quella parte dello Stato che gli è affidata. Ma in nessun caso è irresponsabile. Gli effetti del capitalismo sull'arte e sulle lettere sono stati la non occupazione degli artisti e degli scrittori migliori, l'erezione di un'enorme e orribile burocrazia delle lettere che ha quasi sempre sabotato la vita intellettuale e ha oscurato il ricordo delle opere migliori del passato. Pochi giorni passati in una buona galleria d'arte sono più illuminanti di quanti lo sarebbero anni passati a leggere iscrizioni di quegli stessi quadri. Lo scopo di una corretta istruzione è di portare un uomo ad avere un contatto più vario e più intimo con il prossimo. Il risultato dell'istruzione, per come l'intendiamo comunemente oggi, invece, è di solito quello di innalzare fra il prodotto dell'istruzione e chi non è stato prodotto un muro di libri e di reciproca incomprensione. L'artista trova il dettaglio luminoso e lo mostra. Non commenta. Il suo lavoro rimane il fondamento permanente della psicologia e della metafisica. Le opere interessanti sono di due tipi, sintomatiche o donative. Le opere sintomatiche rispecchiano correnti di pensiero chiare ed evidenti, sono esattamente quello che ci si poteva aspettare in questo o in quell'anno. Registrano. Quelle donative fanno discendere nell'arte qualcosa che non c'era. La cosa essenziale in un poeta è che ci costruisca il suo mondo. L'anima di ciascuno di noi è composta di tutti gli elementi del cosmo delle anime, ma in ogni anima c'è un elemento predominante che costituisce in un modo preciso e intenso la qualità o virtù dell'individuo. Essa non si ripete mai identica in due anime. È grazie a questa virtù che una determinata opera d'arte è eterna. È grazie a questa virtù che abbiamo un Catullo, un Villon. È grazie a questa che non c'è abilità tecnica in grado di produrre un'opera che abbia la stessa magia dell'originale. Nemmeno se ogni progresso nell'arte è in larga misura un progresso attraverso l'imitazione. L'unica via di fuga da retoriche e decorazioni di carta increspata passa attraverso la bellezza. La bellezza della cosa, certo, ma inoltre la bellezza dei mezzi. Poche convinzioni sono così erroneamente diffuse come l'idea che la poesia debba imitare il linguaggio quotidiano. Le opere d'arte attraggono grazie ad un'analoga dissomiglianza. La poesia colloquiale sta alla vera arte come il manichino di cera da barbiere sta alla scultura. In tutte le arti che mi vengono in mente, siamo condannati a bloccati dalla mimesi. L'azione dinamica è quasi dimenticata. I pittori del momento trovano una via di fuga nell'eccentricità. Tecnica. Questo termine così bistrattato significa non solo distinzione di aspetto esteriore, ma significa che l'espressione ghermisce la cosa che si intende esprimere. Solo attraverso essa l'arte, così diversamente dall'opera del genio, accidentalmente ispirato, ha qualche possibilità di resurrezione. Rimettere la dea marmorea sul piedistallo a Terracina varrebbe più di una metafisica discussione. Aram nemus vult.
Cos'è un Dio? Uno stato mentale eterno. E quando si manifesta un Dio? Quando gli stati mentali prendono forma. Qual è il sentito dire più grande? È la tradizione degli dèi. E che utilità ha questa tradizione? Ci dice di essere pronti a guardare. Noi occidentali, quando guardiamo, non vediamo. L'artista vero non asseconda la legge della domanda e dell'offerta. È come il chimico che fa esperimenti. 40 risultati sono inutili. Impiega il tempo senza retribuzione. La 40esima o la 400esima combinazione produce il miracolo, verosimilmente per i posteri. Il commerciante deve smettere di sperimentare. Deve produrre ciò che serve, ciò di cui vi è domanda. Il sistema di produzione delle riviste è contrario e opposto agli scopi dell'artista in letteratura. Il modo per avere successo è conformarsi. Un nuovo conoscente è un esperimento, un nuovo amico, un pericolo. Le nostre convenzioni non risalgono ad un'epoca di portantine di lacchè, ma a un'epoca in cui le persone vivevano ad almeno una ventina di chilometri di distanza. Eri cordiale col tuo vicino più prossimo, perché volevi il suo aiuto contro i selvaggi e contro la natura. L'uomo civile è colui che può dare una risposta seria a una domanda seria e il cui raggio di riferimenti mentali non si limiti alla mera acquisizione di profitto. Il grado della sua civiltà dipenderà sia dalla profondità del suo pensiero, sia dall'ampiezza della sua curiosità. Può anche non aver studiato nulla al di fuori della sua professione, ma le sue riflessioni su quella professione saranno tali che le sue riflessioni su qualunque altra cosa non saranno del tutto vuote. Entrarono in quella guerra perché non avevano assimilato il sapere di Jefferson. Entrarono in quella guerra perché il diritto canonico era stato sepolto, perché tutto il sapere generale era stato scisso in frammenti inutili o inadeguati, perché la letteratura non si interessava più del linguaggio, delle leggi, dello Stato, e alla plutocrazia non importava meno di un fico secco delle lettere. Fino al 1820 le persone leggevano il latino. L'università di oggi non trasmette allo studente l'idea che il latino sia una finestra. Per ogni uomo in stato d'ansia a causa del sesso, ve ne sono 99 in ansia a causa della mancanza di potere di acquisto, o perché ne hanno sentore. È tipico di una società confusa erigere a un sistema una patologia. Vedete che è una prosa meravigliosa, riesce a parlare di temi immensi, temi universali, in modo veloce, diretto, profondo, semplice. Sembra di ascoltare Seneca, Aristotele, sembra di ascoltare uno degli antichi filosofi o uno degli umanisti del 400. E questo è una grande, un suo carisma, è una dote che ha lui come pochi altri. Quando parla del fatto che si parlava latino ancora nel 1820, parla proprio dell'America. Lui rimpiange quell'America che ha conosciuto attraverso suo nonno, quell'America che va dal 1776, da quando nasce, alla guerra di secessione, che è un'America dimenticata, e lui la ricorda, un'America dove chi aveva il potere aveva ancora la cultura, conosceva il francese, il latino, e l'America era un governo senza debiti, un governo, uno Stato, una società ricca per ricchezza di beni naturali, per eccesso di natura, e per il lavoro della loro della comunità. Ed è molto interessante poi questa polemica verso Freud, che non fu solo sua, fu abbastanza diffusa negli anni 20 e 30, dove in effetti, lasciando stare, non è questo il momento di parlare di Freud, però loro, come era visto, non fu visto subito come una divinità come viene visto adesso, ma viene visto come un bizzarro studioso che faceva delle bizzarre teorie basate su, in effetti, all'inizio, su poche centinaia di casi patologici. E quindi questo è un pensatore libero, la sua è una prosa di valore, di giudizio. Dopotutto Nietzsche diceva, noi non possiamo non giudicare mentre parliamo, no? È tutto un giudizio. Anche nella nostra vita ogni gesto che compiamo è un giudizio di valore. Il tema del valore è fondamentale, per quello arriviamo alla moneta adesso. Il tema del valore è fondamentale e lui parte da questo presupposto col ricordo di suo nonno, della sua infanzia, del periodo d'oro, secondo lui, ma anche secondo me, leggendolo, dell'America, che è quello appunto dagli inizi fino alla guerra di secessione esclusa, è questo. Cioè il valore viene dalla natura e dal lavoro, non dalla moneta. E la natura
per sua natura produce in eccesso. Certo, c'è stata la pestilenza del 1348 che ha bloccato il rinascimento del 1200, ha fatto 30 milioni di morti, è vero, però la natura evidentemente pensava appunto alla ricchezza vegetale della crescita nella campagna dove visse da giovane, pensava magari anche al bambù come metafora, che come sapete è la pianta che cresce più velocemente a vista d'occhio. Lui dice: la natura ci dà già in eccesso e col lavoro organizzato nasce la comunità, allora è possibile, come Genova, invece di morire di fame, che conquista mezzo mondo come Venezia. Ora entriamo più nel vivo della sua grande passione, ci avviciniamo all'argomento della moneta, sempre sul tema di cos'è la civiltà, di cos'è la cultura, di cos'è il valore, e quindi iniziamo a parlare di mercato, di economia, e anche in questo lui è filosofo, perché non aveva una competenza specifica, ma lui partecipa a una discussione allora molto diffusa in tutta Europa e anche in America, e oggi, ahimè, quasi completamente falsata o negata dai mass media, una discussione proprio sull'economia. Questo sia prima del 1929, a maggior ragione dopo quel disastro che adesso tutti vogliamo dimenticare, perché in realtà potrebbe riaccadere, peggio, che fu, invece va studiato ancora, che fu la crisi del 1929. Ancora adesso gli economisti non sono concordi del tutto nel capirne le cause, quindi figuriamoci se possono prevedere il futuro se non comprendono il passato. La fonte del valore è l'eredità culturale, ovvero la somma di tutte le invenzioni e correlazioni meccaniche, le sementi migliorate, le tecniche agricole, le abitudini ricercate di vita civile, l'incremento di associazione. È un'ignominia che lo Stato, nell'atto stesso di creare ricchezza materiale e a causa di esso, debba indebitarsi coi singoli. Lo Stato dovrebbe dare in prestito e non prendere in prestito. Il capitalista usurpa la funzione dello Stato. I prezzi non dipendono tanto dalla quantità di merci e quella di denaro che sono in una nazione, quanto da quella delle merci che finiscono o possono finire sul mercato e quella del denaro che circola. Il prezzo giusto è un concetto canonista. L'ordine dell'impero romano, la possibilità di organizzare un tale impero, è indissolubilmente legata alla riduzione dei tassi di usura. Aristotele ci racconta nella Politica che un filosofo, volendo dimostrare che si poteva facilmente lucrare se non si avesse di meglio da fare, prevedendo un buon raccolto di olive, prese in affitto per mezzo di un piccolo deposito d'anticipo tutti i torchi delle isole di Mileto e di Chio. Arrivata la stagione dell'abbondanza, tutti dovevano ricorrere a lui per spremere le olive. I trucchi della borsa sono tutte varianti del tema. Carestia artificiosa di grano o di una derrata. Carestia della moneta, cioè la chiave di tutti gli altri scambi. Lo Stato imperialista capitalista deve essere giudicato non solo rispetto alle utopie non realizzate, ma alle forme dello Stato passate. Se non reggerà il confronto con l'ordinamento feudale, con le piccole città-stato sia repubblicane che dispotiche, o in merito alla sua giustizia sociale, oppure ciò che di duraturo produce, arte, scienza, letteratura, allora l'onere della prova sarà contro di lui. Uno Stato buono è quello che meno lede le periferie dei suoi cittadini. La funzione dello Stato è di facilitare il traffico, ovvero la circolazione dei beni, aria, acqua, calore, carbone, energia e anche pensiero. Politici, peti della moltitudine. Solo lo Stato può fissare il giusto prezzo di ogni merce, attraverso fondi comuni di prodotti primi, a controllo statale e la restaurazione dell'organizzazione corporativa dell'industria. La sovrapproduzione non cominciò con il sistema industriale. La natura abitualmente produce in eccesso. Le castagne vanno sprecate sul fianco della montagna. L'impianto produttivo del mondo può produrre tutto ciò di cui il mondo ha bisogno. Man mano che aumenta l'efficienza meccanica, la suddetta produzione richiederà sempre meno tempo e sforzo umano. Un'economia assennata esige che questo sforzo sia distribuito su un numero molto considerevole di persone. Se a nessuno fosse permesso di lavorare più di 5 ore al giorno, non ci sarebbe praticamente nessun disoccupato.
Se l'interesse del semplice operaio, produttore, cittadino è di avere un prezzo equo e stabile, questo non è affatto l'interesse dell'agente di cambio. Hal, I don't want a steel market. I can't make any money. All'inferno. Non voglio un mercato stabile. Non potrei lucrare. L'economia cattolica aveva proclamato la dottrina del giusto prezzo. Il monopolio è una manovra contro il prezzo giusto. Per imporre un monopolio bisogna che qualcosa scarseggi. Per speculare bisogna che il mercato oscilli. Le gilde, le corporazioni medievali, erano monopoli, ma di produttori. Oggi tutti i monopoli è massimamente quello della moneta. Sono monopoli di sfruttatori. Fu un gran giorno, quando un governante si rese conto che c'era un limite alla dimensione quantità nella produttività di una nazione, ma non c'era un limite alla dimensione qualità. Quando i Rothschild o altri miliardari monopolisti dell'oro hanno l'oro da vendere, il prezzo viene alzato. Il pubblico viene abbindolato con una propaganda per la valorizzazione del dollaro. Ma quando la nazione possiede l'oro e i finanzieri posseggono i dollari, si ritorna all'oro, cioè si rialza il valore del dollaro. Una fabbrica possiede anche un aspetto finanziario. Permette alla gente di comprare. Salari, dividendi sono potere d'acquisto, ma determina anche i prezzi o valori finanziari, cioè paga i lavoratori e paga per la materia prima. Ciò che paga in salari e dividendi resta fluido, come potere d'acquisto. E questo potere è inferiore, ma cacciatevelo in testa, inferiore al pagamento globale effettuato dalla fabbrica. Quindi il potere d'acquisto non può mai mettersi al passo coi prezzi correnti. L'amministrazione del credito da parte di un'autorità locale decentrata, porre il controllo del processo interamente nelle mani del produttore organizzato e fissare i prezzi a partire dai principi generali del valore d'uso da parte della comunità nel suo insieme. Vedete come sono interessanti, come è interessante quel suo ragionamento. Adesso siamo nel 2018, quindi ci fa un po' strano sentire parlare di capitalismo, stato capitalista e imperialista. In realtà bisogna intendersi, oggi facciamo una grossa confusione facilitata da pessimi mass media fra economia di mercato e capitalismo. Naturalmente Ezra Pound, anche perché è americano, è a favore dell'economia di mercato, è a favore del pluralismo. Qui per capitalismo si intende quello che oggi chiamiamo l'iperfinanza, una finanza fuori dall'economia reale, gli oligopoli, le grandi concentrazioni delle corporation o bancarie, che già c'erano allora, chiaramente oggi siamo una dimensione super patologica, ma già c'erano allora, tant'è che c'è stata la crisi mondiale del 29. Lui quindi è anticapitalista, cioè è contro una finanza che non sia un sistema bancario che non sia a servizio dell'economia e della società, che non abbia limiti. Quindi è contro un liberalismo inteso come ideologia, come lo fu contro anche il pensiero sociale della Chiesa, ahimè oggi dimenticato. Basti pensare al 400° anno di Pio XI, fatta pochi anni dopo il 1929, molto apprezzata da Ezra Pound, dove il Papa, non un marxista, non un comunista, il Papa, Pio XI, Papa conservatore, ha parole violentissime contro l'imperialismo internazionale del denaro. Purtroppo oggi questo pensiero è stato dimenticato, questo pensiero sociale. Quindi se un Papa parlava contro l'imperialismo internazionale del denaro, perché c'erano dei grossi problemi, che ahimè ci sono ancora. Quindi intendiamoci, a favore dell'economia di mercato, ma in questo senso anticapitalista. Non può definirsi politicamente Ezra Pound, e poi il suo pensiero può essere interpretato e accolto in vari modi, come si vuole. Aveva degli amici socialisti, ma socialisti gildisti, cioè quelli, era un tipo di socialismo diffuso in Inghilterra, ma anche in Germania, cioè un socialismo patriottico, un socialismo che era corporativo, quindi era anticomunista e non andava pazzo per Marx, pur accogliendone con interesse alcuni aspetti. Lo stesso Pound conosce Marx, anche se non lo conosce benissimo, ma Il Capitale fu poi un'opera incompleta, ricordiamocelo, e apprezza l'analisi di Marx, poi vedremo alcuni passi, ma diverge completamente dalle proposte e lo considera un pensiero limitato, ridotto, che va bene se c'è un certo tipo di fabbrica, un certo tipo di produzione, ma non ha una visione
l'insieme. E il pensiero di Zapao è filosofico proprio invece perché ha una visione più ampia, più insieme. Lui parla di circolazione, quindi il rapporto fra la circolazione della merce e il rapporto della circolazione del denaro, perché vede la società come un organismo, dove il cuore è la comunità, che assume anche la forma di Stato, che deve seguire quindi dei valori, degli idee, dei principi, e se il sangue non scorre, se non c'è una circolazione, la gamba muore, si atrofizza, c'è una patologia. Il tema del giusto prezzo deriva proprio dalla riflessione teologica, soprattutto francescana, per cui l'economia moderna nasce già nel Medioevo come riflessione fra l'intrecciarsi della domanda e dell'offerta. E sono proprio questi temi che Marx non approfondisce abbastanza. Marx, lo vedremo dopo, sottovaluta i plusvalori derivanti dal denaro. Parla soprattutto del plusvalore derivante dalla forza del lavoro, ma non avrebbe mai pensato che avrebbe potuto verificarsi una crisi del 29, non avrebbe mai pensato che il denaro avrebbe fatto poi meno del lavoro, fondamentalmente. Sarebbe andato molto oltre i canoni. Per cui Marx è ancora un ottimista, pensa che la società capitalista ha delle aberrazioni, ci vede giusto nell'aumento delle concentrazioni, che adesso ormai sono mondiali, di potere economico, finanziario e produttivo, ma fondamentalmente è un ottimista perché dice, insomma, non è che possono, denaro se non vendi la merce non serve, invece non ha capito cosa sta succedendo adesso. Il prossimo mese, a giugno, usciranno 2000 articoli sulla scia di Ezra Pound, sulla rivista su cui scrivo, il Wall Street International Magazine, dove parlerò, uno si chiamerà Il diritto della moneta, magia o logica, e l'altro si chiamerà Il paradosso del denaro, e mi chiederò, farò delle domande semplici come si chiedeva Ezra Pound, su cosa si fonda il potere del denaro, del dollaro, scusate, che è il denaro più potente oggi, no? Non si fonda più sull'oro, inizia a non fondarsi più sul petrolio, perché paesi come l'Iran, la Cina e la Russia iniziano a commerciare senza il dollaro, commerciare anche il petrolio, e quindi su cosa si fonda? Beh, è facile dirlo, è il mio ragionamento semplice, come quelli che fa Ezra Pound, le domande dei bambini, le più interessanti. Si fonda su se stesso, si fonda sul debito, si fonda sul fatto che è il denaro più prodotto, si fonda sul fatto che non possiamo fare meno del dollaro perché l'America ha 21.000 miliardi di debiti pubblici e nessuno glieli contesta perché se crollasse il dollaro crollerebbe l'economia mondiale. Si fonda sul fatto che il dollaro è diventato lui la moneta di riserva al posto dell'oro, e quindi non c'è un'alternativa. Giacinto Auriti, filosofo del diritto, da cui va a parlare il primo Beppe Grillo, è un discepolo di Ezra Pound. No? Lui diceva che la moneta si fonda in realtà su una pratica di accettazione. Se noi adesso ce ne inventassimo un'altra e iniziassimo a usarla, potrebbe in teoria soppiantare. Giacinto Auriti, anche lui era troppo ottimista. È vero che è la prassi di accettazione che conferisce valore alla moneta, ma è anche il sistema industriale di produzione. La moneta merce, il dollaro è una moneta merce, è una moneta industriale, e quindi quella è la sua forza. Vedete comunque come lui parla come un filosofo, cita Aristotele, parla non in modo astratto, ma comunque dei concetti base, delle fondamenta, perché invece il super esperto ha due problemi, che non ha la visione d'insieme e spesso è sul libro paga di qualcuno, invece Pound era un libero, appassionato, coraggioso pensatore, ed era una discussione diffusa allora. Lui, non tutti erano acuti come lui, ma diffusi. Lui fa proprio il pensatore, il pensiero di due pensatori, il maggiore Douglas, che era l'inventore del credito sociale, quindi anche del reddito di cittadinanza, che era un ex maggiore dell'aviazione inglese, che quando lavorava nel genio dell'aeronautica iniziò a vedere che i costi delle materie prime, dei prodotti, erano superiori all'insieme di tutti i salari, di tutti i dividendi. E quindi diceva, ma il problema vero non è quello che diceva Marx, ma il problema vero è il rapporto fra la capacità d'acquisto e il prezzo. E la sua teoria si chiamò la teoria del credito sociale, che ebbe successo, ci furono i partiti politici in quegli anni, in Canada, in Quebec, in Nuova Zelanda e in Australia, che seguivano il maggiore Douglas. E poi Silvio Gesell, un mezzo anarchico economista tedesco, dove lui diceva non bisogna tassare la produzione e la proprietà, come invece diceva sulla proprietà, era un po' il rischio del marxismo, ma bisogna tassare il denaro stesso, lo vediamo fra poco. Per cui l'errore di Marx fu di concentrarsi contro la proprietà, il problema è il capitale. Ma Gesell diceva, siccome il capitale non lo puoi eliminare perché c'è il rischio di impresa, c'è il bisogno di investire, devi limitare l'interesse, devi limitare il fatto che il capitale fuoriesca dal lavoro e diventi una divinità, diventi
un bene assoluto. Questo è il pensiero che c'era allora, questo è il pensiero di cui Reza Pahlavi era uno dei migliori giornalisti e intellettuali, e rispetto ad altri, proprio perché non super specialista accademico, ma poeta e artista, ancora adesso è sicuramente stimolante e interessante. Ha dei punti in contatto con Keynes, ma va oltre Keynes, perché quando Keynes chiedevano come mai c'è stata la crisi del 29, lui diceva quello che dicono anche adesso nei libri di scuola: è stata una crisi di sovrapproduzione. Ezra Pound è più acuto, diceva no, è stata una crisi di scarsità di denaro. La gente non aveva i soldi per comprare quello che c'era nei negozi. Vedete come la stessa cosa la puoi vedere dal punto di vista diverso. E poi è molto bella questo discorso sulla quantità. Quando venne qua a parlare Giulietto Chiesa, lo stesso Giulietto che è stato per tanti anni marxista, dice no, il marxismo non funziona più perché pensava una crescita infinita, oggi capiamo che le risorse non sono infinite, fra cui ad esempio il petrolio che abbiamo appena citato, quindi non funziona. Questo è solo uno dei tanti motivi per cui non funziona più Marx. Scusate, ma anche qua Ezra Pound fu molto acuto, perché disse è vero, la crescita quantitativa ha sicuramente dei limiti. Poi bisogna vedere, perché ci sono milioni di chilometri in tutto il mondo mai sfruttati, non è così del tutto esattamente, però certamente la crescita quantitativa ha dei limiti, ma la crescita qualitativa no. Lui aveva studiato le repubbliche marinare, aveva studiato l'America delle origini, che fece dei miracoli, dei prodigi umani e anche ed economici. Ora entriamo proprio nello specifico della passione di Pound, che essendo un patriota rilegge in modo a noi oggi sconosciuto e alternativo la storia degli Stati Uniti, vedendo, raccontandoci qual è il periodo d'oro e cosa successe di brutto nella storia degli Stati Uniti, e questo male, questo peccato originale della modernità, secondo Pound, si diffonde in tutto il mondo a partire da Londra. E se le cambiali di una nazione fossero basate, come è indispensabile, su pegni di imposte per ripagarle dentro un tempo moderato e determinato? E se fossero denominativi comodi alla circolazione? Nessun interesse su di esse sarebbe necessario né giusto, perché esse risponderebbero ad ognuno degli scopi serviti dalla moneta metallica ritirata e rimpiazzata dalle medesime cambiali. Thomas Jefferson. Tutte le perplessità, la confusione, la miseria nell'America sorgono non dai difetti della Costituzione o Confederazione, né dalla mancanza di onore o di virtù, quanto da un'assoluta ignoranza della natura del denaro, del credito e della loro circolazione. John Adams. Il buon senso e la civiltà di Jefferson Adams deriva dagli enciclopedisti. Una natura nazionale americana esistette dal 1770 al 1861. Jefferson non poteva immaginare che un americano andasse spontaneamente ad abitare in Europa. La nostra cultura rivoluzionaria era critica e non monolingue. Una cultura nazionale esiste finché sceglie tra altre culture. Ovviamente finisce nelle paludi quando degenera in snobismo, quando accetta ciò che viene dall'estero invece che selezionarlo. Non esiste senso di inferiorità nel carteggio Jefferson Adams. Fino al 1859 almeno, gli Stati Uniti erano rispettati. L'Europa guardava l'America non come ad un ricco pezzo grosso, ma come ad un modello ed esempio. Esiste una distinzione fra una cultura nazionale e un mercato metropolitano. Il degrado dell'editoria americana ha avuto come massima manifestazione il fatto che tra il 1917 e il 1919 il centro di stampa in inglese fu trasferito a Londra, e poi a Parigi, e poi tornò a Londra. 1695, fondazione della Banca d'Inghilterra. 1750, sanzioni inglesi contro la colonia della Pennsylvania, con divieto di emettere la sua carta moneta. 1776, rivoluzione americana. 1830-1840, il governo controlla la moneta, assenza di debiti. 1861-1865, durante la guerra di secessione il governo fu tradito, colpo di stato bancario. Scrive Jefferson nel 1816. Se le cambiali emesse sono corrispondenti a pegni di tasse specifiche per la loro redenzione dentro termini fissi o moderati, nessun interesse su di esse sarebbe necessario o equo, perché servirebbero ad ogni scopo a cui serve.
La moneta metallica ritirata è sostituita da esse. E il governo, pagando le sue spese con moneta nuova, non ha bisogno di imporre imposte. Il grande debito che i nostri amici, i capitalisti dell'Europa, faranno in modo di creare da questa guerra, verrà adoperato per controllare la circolazione. Noi non possiamo permettere che il greenback, carta moneta statale, circoli, perché non possiamo controllare quella circolazione. Hazard Circular 1862. Agli agricoltori arrivati nella terra nuova mancava il potere di acquisto necessario per costruire case, comperare aratri, vivere, mentre abbattevano boschi e appestavano i loro campi. I governi delle loro colonie si misero a prestare il denaro carta utile a questi scopi. La Pennsylvania scelse la modalità più adatta alle condizioni, richiedendo il ripagamento in 10 o 12 anni e dando prestiti fino alla metà del valore delle tenute. Chi prestava, abitando vicino a chi riceveva il prestito, poteva giudicarne il carattere. Questa arcadica semplicità spiaceva ai monopolisti di Londra e la soppressione della concorrenza causò la rivoluzione del 1776. Durante questa guerra, Londra attaccava il potere di acquisto delle colonie, spacciando carta moneta falsa in facsimile di biglietti coloniali. La base vera del credito delle 13 colonie era la loro capacità di lavorare insieme all'abbondanza dei beni di natura. La Banca d'Inghilterra, invece, fu basata sulla scoperta che al posto di prestare denaro si sarebbero potute prestare le cambiali della banca. Dalla guerra di secessione fino ad oggi la storia economica, anzi direi la storia degli Stati Uniti d'America, consiste in una serie di manovre della borsa di New York e di Chicago. Tentativi di imporre monopoli, speculazioni, variazioni nel prezzo sul mercato delle azioni di industrie nuove. La colonia di Pennsylvania prestava la sua carta moneta coloniale agli agricoli da restituire in rate annue del 10%. E la prosperità che ne risultò fu celebre in tutto l'Occidente, come peraltro il sistema dei gesuiti in Paraguay. Dopo l'assassinio di Lincoln, il presidente Johnson non ebbe i mezzi di mantenere la libertà fiscale. Nel 1878 un deputato si esprimeva dicendo che bisognava ritenere come mezzo circolante almeno una parte del debito nazionale, nota di interesse. Forse nessuno ha costruito un maggior tratto di ferrovia di quello che fece costruire mio nonno con il suo credito e con 5.000 dollari. Il credito era stato trovato presso i boscaioli, stampando con il fratello la propria carta moneta della Union Lumbering Co. di Chippewa Falls, moneta pagabile al portatore in merce o legna. Nel 1839 il popolo americano non aveva appreso la lezione della storia americana e mondiale. È idiota lasciare il portafoglio delle nazioni nelle mani di privati irresponsabili ed estranei, stranieri. È idiota lasciare le fonti di informazione della nazione nelle mani di privati irresponsabili e qualche volta stranieri. La rovina ha radice nella brama di lucro che si stacca da ogni sanità e da ogni misura, ciecamente, disfacendo il suo proprio scopo. L'uomo, ridotto a tubo digerente, ad un recipiente di moneta che va valorizzandosi. Il ciclo è durato 3 secoli, dall'arrivo dei pellegrini che volevano la libertà di culto, al culto del lucro dominante. Questa è storia economica, è storia di una decadenza spirituale. Lo scopo della finanza è lucrare dal lavoro altrui. Il suo scopo è ritenere nelle mani di un piccolo ceto tutti i profitti delle invenzioni meccaniche, abbassando la ricompensa dei lavoratori ad un minimo per lucrare di più. E questo fu fatto per mezzo della libera concorrenza nel mercato aperto. Oggi il lavoro non serve più. Un secolo fa si poteva parlare di limitare il lavoro a 10 ore. Oggi si potrebbe lavorare solo 5 ore. Questo è molto interessante perché lo diceva anche Marx, lo disse Bertrand Russell, adesso lo dice Silvano Agosti, che è un artista, un po' pazzo, però in effetti allora si lavorava 10, 11, 12 ore. L'Italia fu una delle prime a introdurre il limite delle 8 ore e una regolamentazione dell'orario di lavoro. Ma se 100 anni fa Ezra Pound, che non era un pazzo, aveva tanti amici che lo stimavano ai suoi tempi, diceva che per il progresso tecnologico di allora, di circa 100 anni fa,
si è potuto lavorare 5 ore al giorno, oggi non è pazzo, quindi Silvano Agosti, bizzarro su altri argomenti, quando dice che bisogna lavorare 3 ore al giorno. Naturalmente non era stupido il trapano di dire che non sarebbe stata la soluzione di tutto, però c'era il problema appunto di una redistribuzione del reddito. Vedete che forse il racconto più bello è quello del nonno, un nonno che con pochi soldi, anche se allora 5.000 dollari non erano pochi, associandosi coi boscaioli, non solo gestisce la costruzione di un pezzo di ferrovia del Far West, quindi il tratto finale, quindi strategica, geopolitica, nazionale, lì si costruisce l'America, con un'etica allora nella famiglia di Ezra Pound quacquera ma quasi benedettina, una etica di lavoro, di preghiera quando si mangia e di duro lavoro e di collaborazione. Quindi i boscaioli potevano, chi gestiva la costruzione della ferrovia aveva diritto di tagliare la legna, siccome la normativa era molto blanda, non diceva entro quanti chilometri, quindi c'è anche un business del legname. Il nonno di Ezra Pound con un capitale medio di 5.000, medio piccolo anche allora, di 5.000 dollari, ma associandosi con i boscaioli di quella regione, si inventò una moneta territoriale, pubblica nel senso di comunitaria e convertibile in merci. Mi ricorda un po' quello che secondo Mazzini deve essere uno dei doveri di un buon Stato, quello di essere un buon padre di famiglia, un buon amministratore. Questo è molto interessante. Ed è interessante come, secondo Ezra Pound, uno dei motivi della rivoluzione americana fu, possiamo chiamarlo con il linguaggio di allora, ma adesso sta di me tornando di attualità, l'imperialismo finanziario inglese, che proibì quello che gli americani, ancora fino alla fine dell'Ottocento, ritenevano un loro diritto, di farsi la propria moneta, come le città-stato greche e così le comunità. La Pennsylvania aveva la sua moneta, avevano monete in oro, in argento, c'era un bimetallismo. E per quello dice che questo fu il periodo d'oro, il periodo di Jefferson, di Adams, di Jackson, di Van Buren, perché questi stessi presidenti degli Stati Uniti, colti, fra loro parlavano, scrivevano. La loro preoccupazione non era spremere il popolo, era eliminare le tasse. Si chiedevano, ma riusciamo a eliminarle completamente queste tasse? Questa era la loro preoccupazione. Questo mondo è esistito, non è fantascienza, è esistito. Jefferson l'abbiamo visto. Abbiamo detto, instauriamo un circolo virtuoso fra moneta pubblica, prestata e tasse. E alla fine tassiamo il denaro più che i proprietari. E quindi è molto interessante. Per quello poi lui va a studiare la Cina, Ezra Pound, perché la prima carta moneta nasce in Cina. Noi avevamo le prime monete nelle colonie greche del 700 avanti Cristo, ma i cinesi nel 1776 avevano già la carta moneta, che incontra poi Marco Polo, non l'aveva mai vista. E quindi per quello poi studia la Cina. Oltre a studiare l'Italia, le prime forme di monete temporanee, monete di cuoio, monete durante gli assedi. E lui dice, invece, durante la guerra di secessione viene un colpo di Stato, che viene poi sancito nel 1913, in modo definitivo, con la nascita della Federal Reserve, che non si chiama Banca Federale, ma Riserva Federale. Perché la Costituzione americana dice che solo il Congresso può stabilire quanta moneta venga prodotta e che valore abbia. Quindi è stata anche qua una elusione del dettato costituzionale americano, perché adesso la Federal Reserve, già da allora, nel 1913, e poi nel 1914 già la Prima Guerra Mondiale, e poi nel 1929 c'è quello che è successo, quindi le date non sono a caso mai. È una banca privata. Quindi il colpo di Stato che lui dice che avviene durante la guerra di secessione, quindi guerra finanziaria e guerra militare sono sempre intrecciate, ci insegna Ezra Pound. Se c'è una guerra finanziaria poi scoppia quella militare e la guerra guerreggiata di secessione e poi prima guerra mondiale crea altri debiti, crea altri prestiti. Per quello la Germania, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia meno, furono danneggiati dalla crisi del 29 perché erano indebitati con gli Stati Uniti che avevano prestato soldi ai governi per fare meglio la guerra e poi per tirarsi su dopo la guerra. Quindi è molto interessante questa rilettura della storia americana, proprio fatta per date. E lui dice, ma il governo americano non aveva debiti e non aveva una banca centrale. Durò pochi anni, poi fu chiusa da Van Buren,
dagli stessi presidenti americani, fu chiusa la banca centrale, che invece, ecco, il peccato originale della modernità, per il cancro che inizia ad attecchire e poi a inquinare tutta l'economia e la società, è la fondazione della prima banca centrale, la Banca d'Inghilterra, nel 1695. Perché? Di questo parla anche Marx, ma non ha la visione spirituale e d'insieme che ha Zara. Perché prima la moneta veniva fatta o da una comunità o da degli artigiani su autorizzazione. Cioè, cos'era prima importante in una moneta? Che avesse quel saggio di metallo, che non fosse falsificato il metallo. Se ne faceva quanto serviva. Nel 1695 avviene una rivoluzione, poco capita. Cioè, per la prima volta una banca privata produce moneta e la impresta sia allo Stato che ai cittadini. Quindi per la prima volta un privato diventa creditore sia verso lo Stato, verso i re, adesso diremmo i presidenti, i governi, anche loro c'erano governi, erano monarchici ma erano governi, sia verso i cittadini. E questo è, secondo Ezra Pound, un male che si diffonde con grosse resistenze, perché inizia in Inghilterra, ma solo nel 1913 attecchisce in America, da noi a fine dell'Ottocento la Banca d'Italia, in Francia nell'Ottocento durante il periodo napoleonico. E Trapano dice che questo è un male perché la funzione della moneta, che deve essere una funzione statale, pubblica, l'espressione della sovranità, viene espropriata dai privati e inizia a diventare una merce. Una merce di cui il monopolista privato può allargare la diffusione o restringere a suo piacimento. Oggi siamo in una fase di restrizione della moneta, come accadde nel 1929. Nel 1929, piccola parentesi perché l'ho citato già troppe volte, in realtà, se riletto agli occhi con la logica di Ezra Pound, è abbastanza semplice capire quello che accade, abbastanza, poi ognuno può avere la sua opinione. Si ebbe una grossa crescita della produttività della produzione e con le catene di montaggio, con le nuove fabbriche. Ricordiamo che nel 1913 Federal Reserve, che inizia a stampare moneta, a fare tanti prestiti, una politica monetaria completamente incontrollata, non controllata dallo Stato, regalano soldi, come regalarono mutui e poi arriva il crollo del 2008, che è una crisi del 29 in piccolo. Quindi c'è una crescita della produzione, e il paese con più automobili al mondo, gli Stati Uniti, ma una crescita ancora patologicamente molto più ampia della borsa, cresce del 600% in 8 anni. E qui che sbaglia, vedi, qui Marx non serve più, perché tutti diventano speculatori, tutti diventano capitalisti. Perché i guadagni che hanno dall'industria, anche il piccolo artigiano, la piccola fabbrichetta, anche l'operaio, li vanno a giocare in borsa. A un certo punto i salari sono fermi, i prezzi salgono, a un certo punto si inizia a vendere meno, si inizia a non avere i soldi per comprare le merci, si può anche dire produrre di più, in realtà non c'è abbastanza liquidità, in realtà la borsa è cresciuta oltre la produttività reale. Quindi inizia ad esserci una lieve flessione degli indici di borsa che crea un effetto valanga. Tutti vendono, i titoli crollano così velocemente che non si riesce neanche ad aggiornare l'informazione in tempo reale e tutti vanno a ritirare, vendono i loro titoli e vogliono ritirare i soldi dalle banche. Quindi falliscono le banche piccole perché non possono rimborsare i soldi e falliscono tante piccole banche, si perde il pluralismo, la democrazia bancaria. Le banche grosse per rifondere i soldi tolgono i grandi prestiti alle grandi aziende, falliscono le grandi aziende. Quelle poche che resistono diventeranno monopolisti del mercato e quelle poche che resistono comunque licenziano e abbassano gli stipendi. Quindi abbiamo decine di milioni di nuovi poveri. Abbiamo questo, che non è cinema. Noi siamo abituati purtroppo a troppo cinema, questa è la verità. Gente della classe media che si trova a vivere in delle capanne improvvisate. Questo non è cinema, è la realtà di decine di milioni di persone in America. La produzione industriale cala del 50% nel 32, mentre in Italia in corrispondenza cala solo del 15%. Cosa succederebbe adesso? Beh, adesso non è questa l'occasione di parlare, ma sarebbe mille volte più grave, perché allora l'Italia non era integrata nell'economia americana come adesso è integrata. Allora non c'erano dei titoli iperspeculativi come sono i future, ad esempio, adesso. Quindi vedete, lui aveva già maturato il suo pensiero di Trapano. Chiaramente dopo di questo, ritorna,
Pio XI cerca di risollevare il pensiero sociale, arriva un pensiero corporativo, per forza, muori di fame, organizzi la produzione in modo programmatico, cioè o fai torni a fare gli ammassi pubblici di beni, cioè, o hai la giungla della gente che si ammazza per un pezzo di pane, o hai Keynes in America, inizia a farsi un po' di stato sociale in America, ma l'America uscirà dalla crisi solo con la seconda guerra mondiale, solo facendo la seconda guerra mondiale. Noi, per tante ragioni che non è questo il modo, chiaramente siamo stati meno danneggiati, la Germania molto di più, e anche l'Inghilterra. Ora entriamo proprio sul punto conclusivo, e partendo dalla Cina, perché lui studia la Cina, che inventa la carta moneta, e quindi parliamo specificamente della moneta. Dal milione di Marco Polo. Tutti questi pezzi di carta sono fatti con tanta solennità come se fossero d'oro o d'argento puro. E su ogni pezzo molti ufficiali scrivono il loro nome, ponendovi ciascuno il suo sigillo. Ogni anno il Khan fa fare una tale enorme quantità di questa moneta che non gli costa nulla, che equivale per importo a tutto il tesoro del mondo. I mercanti che arrivavano dai paesi stranieri non erano autorizzati a vendere oro, argento, perle, pietre preziose a nessuno, tranne che all'imperatore. L'imperatore Zhang emise il primo dividendo nazionale nel 1776 avanti Cristo. L'imperatore aprì una miniera di rame ed emise monete rotonde con buchi quadrati e le diede ai poveri e questo denaro permise loro di acquistare grano dei ricchi. Nessuna tassa fuori stagione, nessun sistema migliore dell'aiuto reciproco, nessuno peggiore di una tassa fissa. Il compito di chi governa è nutrire il popolo e questo è il suo primo compito. Possiamo dire che il denaro perfetto consiste in veri certificati di beni esistenti? O è un abracadabra? Un falso che non ha nessuna esatta corrispondenza con beni esistenti. Considerando il denaro un certificato di lavoro svolto, il modo più semplice per far sì che il denaro sia ripartito è far sì che sia ripartito il lavoro. Patterson, il fondatore della Banca d'Inghilterra, nel 1695, disse ai suoi azionisti che avrebbero ottenuto profitti perché la banca trae profitto dall'interesse su tutti i denari che crea dal nulla. Nascita del sistema bancario. Banche di due tipi. A. Banche di creditori organizzate per spremere fino all'ultima goccia da debitori, città conquistate, eccetera. B. Banche di ricostruzione. I due mali della società moderna sono la legalizzazione dell'usura attraverso le banche e la legalizzazione del furto attraverso le compagnie e responsabilità limitata. Il denaro è un credito misurato. Non deve generare interessi come fa un'obbligazione, come fa un'azione. Il denaro è la misura del prezzo. È il certificato di un lavoro eseguito, è la promessa di un futuro scambio. La moneta è un biglietto, è il simbolo di una collaborazione tra natura, stato, comunità e lavoro. Per essere un mezzo di scambio giusto, il denaro deve essere misurato. Il capitale implica una sorta di rivendicazione sugli altri, una sorta di diritto a fare lavorare gli altri. La proprietà? No. Una statua mia è mia. Non è previsto che nessuno ne faccia nulla. La mia obbligazione della ferrovia X è capitale. A qualcuno tocca guadagnare almeno $60 l'anno e pagarmeli dal momento che possiedo tale obbligazione. Il perfetto buonsenso monetario istintivo si incontra a rapallo in questi giorni. Il giornalaio baffico, certamente non erudito, sentendo la mancanza di spiccioli e l'inconveniente dell'adoperare francobolli che perdono freschezza, ha fatto stampare una serie di piccoli cartoncini per dare il resto ai clienti. Anche gli altri commercianti hanno iniziato ad accettare questi cartoncini. Egli ha dovuto spendere per farne stampare una seconda provvista. Il lavoro come misura dei valori delle derrate da consegnare. Verso il principio della seconda decade dell'era fascista, il paese di Vörgl, nel Tirolo, faceva venire i brividi a tutti i roschildiani, mettendosi ad emettere la propria moneta gesellista.
ovvero Mazziniana. Cioè, si aveva a dover affrancare mensilmente ogni biglietto con un francobollo al valore dell'1% del valore nominale del biglietto, costituendo così una rendita al paese uguale al 12% annuo della nuova moneta messa in circolazione. Gesell contestò il privilegio del denaro e si dichiarò contrario al fatto che fosse l'unica fabbricazione esente da tasse, in un mondo in cui la vita veniva tassata fino a morirne. Una tassa sul denaro ricade con assoluta e imparziale giustizia su chiunque accumuli o trattenga denaro. Gesell propose una moneta cartacea che richiede l'applicazione di un bollo mensile per mantenerne il valore nominale, un bollo nella misura dell'1% al mese. Verso la fine della Prima Guerra Mondiale, Douglas insisteva sull'opportunità dell'abbondanza potenziale, chiedendo dividendi nazionali, cioè una distribuzione della moneta, assegni familiari o individuali, per permettere al pubblico di comprare quello che il detto pubblico stava producendo. La dottrina del credito sociale di Douglas propose di innalzare il potere di acquisto totale dell'intera popolazione tramite l'emissione di biglietti pro capite proporzionali ai beni disponibili. Questo sistema però è lontano giorno e notte dall'umiliazione del sussidio di disoccupazione, dell'infamia del sistema britannico in cui chi non lavora viene pagato con denaro preso a chi lavora e i disoccupati vengono resi progressivamente inadeguati a lavorare o ad apprezzare le gioie della vita. L'inflazione reale comincia solo quando emettete denaro, crediti misurati, a fronte di beni o servizi non consegnabili, o ne emettete in eccedenza a quello mancante. Qui vediamo tutta la profondità di Pound e della discussione di allora. Io sfido chiunque a trovare una definizione del denaro più bella di quella di quelle che ho qua messo insieme, come il denaro come un simbolo di collaborazione fra lo Stato e la comunità, come un certificato di lavoro eseguito. Molto interessante l'esperienza di Gesell e di questi comuni del Tirolo, subito poi bloccati dalla banca centrale. Una moneta a tempo, è molto interessante. Così si aveva un'inflazione controllata del 12% e lo Stato guadagnava ogni anno il 12% del denaro circolante. Chiaramente era intesa come moneta complementare, come moneta secondaria, non come moneta principale. Tema attualissimo perché oggi si parla di moneta fiscale, di mini bot, quindi Claudio Borghi, che è un economista intelligente, dice di dare forma al debito autoindebitandoci fra Stato e cittadini piuttosto che farci indebitare solo dalla BCE, quindi interessantissimo. Ed era il tema che allora era molto in voga. Douglas, l'abbiamo detto, il credito sociale, cioè il denaro circolante non è tutto debito, il denaro circolante è il denaro circolante, cioè il credito sociale. Ci vuole un equilibrio fra l'insieme delle merci e l'insieme del denaro circolante. Pound la pensava così, aumenta la produzione, deve aumentare la produzione di denaro. E così c'è un equilibrio. E lo Stato deve prestare, non deve farsi indebitare dai privati. Bellissimo l'esempio di questo giornalaio che si inventa una sua moneta fatta di tessere di cartone che ha così successo che gli crea dei problemi. Beh, abbiamo il caso oggi del Sardex, che è una moneta virtuale, contabile fra aziende in Sardegna. Abbiamo il caso dell'ECU, prima dell'euro c'era l'ECU, una moneta completamente inventata. E quindi vedete che ci fa capire cosa fondamentalmente Zapparo, che la moneta è una realtà umana, è una realtà spirituale. Non è lo scopo, deve tornare a essere uno strumento. Una comunità non può vivere per il denaro, una comunità deve avere degli ideali, degli scopi, se no non è una comunità, se non condivide una visione d'insieme. Il denaro deve essere uno dei vari strumenti, chiaramente è uno strumento potente, quindi come diceva Confucio va misurato, perché i consumi non devono essere sregolati. Uno strumento potente che e anche i prezzi dei beni base devono essere non senza limiti. È uno strumento che quindi deve servire agli scopi di una comunità, non diventare la merce assoluta o un qualcosa di lontano. Per concludere, una velocissima citazione di Marx, anche lui in realtà si occupa di moneta, Pound contesta Marx di non occuparsi abbastanza di moneta, se ne occupa, ma se ne occupa, come vi dicevo prima, in modo ottimistico, cioè Marx rimane in realtà dentro una logica capitalistica, vuole un capitalismo sociale,
vuole un capitalismo dove il controllo della proprietà dei mezzi di produzione sia collettiva, e infatti l'Unione Sovietica divenne un capitalismo di Stato, dove un'elite, ormai senza più rapporti reali col popolo, gestiva tutta la ricchezza industriale. Ma Marx non credeva di poter tornare indietro o di creare scenari nuovi, perché non sapeva che il liberalismo sarebbe morto nel 1929 e rimorto nel 2008, dove se non era la Federal Reserve su ordine, ma avrebbe potuto rifiutare l'ordine, non l'ha rifiutato, del presidente americano a stampare una quantità infinita di soldi dal nulla, tutte le banche del mondo sarebbero crollate. Perché lo sapete che non c'è libertà di mercato oggi, non c'è libertà in nessun settore, perché ad esempio la moneta è controllata da 5 grandi banche, 5. Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch e pochi altri. Il mercato del grano è controllato da 5 aziende. Quindi dov'è la libertà di mercato? Dov'è il liberalismo? Non c'è. Quindi nel 1929 dovremmo oggi tornare a riflettere anche sul 2008, dove è morto non solo il liberalismo, ma è morto anche il marxismo, che non aveva previsto questo, non pensava a questo. Marx pensa che la quantità, si illude ancora che la moneta non vada oltre la quantità di oro. Certo, è quello che volevano i presidenti americani delle origini. Jackson diceva che ogni moneta, biglietto stampato oltre la riserva d'oro è una truffa. John Adams lo diceva, Jackson diceva che le tasche dei cittadini sono il posto migliore dove tenere i soldi, ma Marx si illude ancora che ci sia un riflusso fra capitale industriale e capitale monetario, poi naturalmente si formi un equilibrio, insomma sì, capitale monetario, finanze, foraggia il capitale industriale, ma poi tornano indietro i soldi, e l'equilibrio era saltato già allora, abbiamo visto quando la borsa cresce molto di più dell'economia reale, adesso proprio ci sono stati degli studiosi delle università che hanno detto che il denaro circolante oggi, denaro bancario fatto di prestiti, investimenti, è 600.000 miliardi di dollari. 600.000 miliardi di dollari, una cifra che nemmeno concepiamo. Il debito americano, altra cifra inconcepibile, 21.000 miliardi di dollari. Trump si arrabbia perché il disavanzo fra Europa e America è solo a favore dell'Europa, è di 150 miliardi. Trump dice, noi importiamo più merci dall'Europa di quanto ne vendiamo e ci perdiamo 150 miliardi di dollari. Ma tu hai un debito di 21.000 miliardi. E denaro monetario, bancario e circolante 600.000 miliardi di dollari. Quindi, di cosa stiamo parlando? L'economia reale è poche migliaia di miliardi di dollari. Altro che 29, molto peggio naturalmente. Lui diceva che il denaro non riuscirà mai a diventare alla fine una merce assoluta perché non uscirà mai dalla circolazione delle merci. Invece il denaro è diventato la merce. La merce, quindi il rapporto che c'era, adesso lo vediamo, parla anche del debito. Chiaramente non è stupido Marx, sa che il debito è una forma di alienazione dello Stato. Molto, molto tragicomica questa battuta di Marx dove dice l'unica ricchezza dei popoli moderni che gli regala questo sistema è il debito, è il debito. Parla del gioco della borsa, della bancocrazia moderna, anche lui attacca il vizio d'origine della Banca d'Inghilterra che inizia liberamente e non più su controllo politico a prestare denaro al governo e a prestarlo alla gente e quindi a creare denaro dal nulla. Come conclude Marx? La banca rimarrà così creditrice perpetua della nazione. La BCE è creditrice perpetua dei popoli europei. Il problema è che Marx è stato superato nel modo peggiore, perché non c'è più una produzione classica, fra precarizzazione e delocalizzazione, non c'è più un lavoratore, ma il lavoratore è diventato una risorsa, un costo. Si parla di risorse umane come si parla di risorse strumentali, cioè strumenti, non uomini. E non c'è più il rapporto merce-denaro-merce, c'era il ciclo merce-denaro-merce dove il denaro era semplicemente uno strumento di equivalenza di scambio fra due merci, è diventato denaro-merce-denaro, è diventato denaro-denaro-denaro. Denaro che scommette su se stesso. Abbiamo visto che ormai la libertà del mercato è estremamente ristretta, poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale oggi, tutte cose su cui Marx non poteva dire nulla perché non solo non le prevedeva, ma non avrebbe mai pensato fossero possibili questi scenari. E poi c'è l'ultima questione dello sviluppo illimitato, ma abbiamo visto che non è così decisiva, perché a livello di qualità
Il sviluppo è illimitato. E poi bisogna concludere, perché l'altro insegnamento morale di Ezra Pound è che bisogna concludere, bisogna a un certo punto passare all'azione. Il pensiero di Pound è un pensiero che è azione, cioè non c'è distinzione fra pensiero e azione, lui viveva così, lui spendeva poco, si costruiva i mobili da solo e aiutava gli altri, lui viveva in coerenza. E allora non possiamo, applicando Pound, non dire che il pensiero sociale è morto nel 1989, ma lo diceva anche Giovanni Paolo II. Non illudetevi che col crollo dell'Unione Sovietica vada tutto bene, il male sia finito. Non illudetevi. Perché arriva un'altra ideologia. Col crollo dell'Unione Sovietica arriva un'ideologia che pensa che il profitto senza limiti risolva tutto. La famosa utopia di Adam Smith, il mercato, adesso si parla di mercato con la M maiuscola, il nuovo idolo risolve tutto. No, il mercato ha portato la gente a morire di fame negli Stati Uniti negli anni 30. Morire di fame o direttamente per malnutrizione o perché non avevano i soldi per comprarsi le medicine e non c'era nessuna forma di stato sociale. Arrivò Keynes, qualcosa fece Roosevelt, ahimè poi scelsero la guerra come scelta di ripresa economica. Ma anche il liberalismo è morto, perché il pensiero sociale sta insieme al pensiero liberale, non si può avere uno, questo penso di estrapolarlo io da Marx, non si può avere un pensiero sociale senza un'attenzione alla libertà e un pensiero che è attento alla libertà economica senza un pensiero sociale. E sono morti poi nel 29, nell'89, nel 2008. Grazie. Non posso non concludere però con due immagini che il primo a fare questo giochetto delle banconote fu Giacinto appunto Auriti, filosofo del diritto, uno dei fondatori dell'Università di Teramo, discepolo autodidatta, è un professore universitario, aveva 6 lauree, ma come pensatore sulla moneta è un discepolo, cioè non è che ha conosciuto Ezra Pound, si considerava un discepolo di Ezra Pound. E da lui va il primo Beppe Grillo e prende l'idea del reddito di cittadinanza, su cui discutevano gli inglesi all'inizio del Novecento. Ecco, questa è una moneta, anche Ezra Pound sarebbe d'accordo, è una moneta perché è un prodotto, è un biglietto stampato dalla Repubblica Italiana. C'è scritto che è un corso legale, nessuno può rifiutarlo, ed è firmato, addirittura ha 3 firme, il direttore generale del Ministero delle Finanze, il ragioniere generale dello Stato e il presidente della Corte dei Conti. Questa è una moneta, che sarebbe piaciuta anche a Paolo, anche se lui voleva addirittura più monete, più autorità locali pubbliche che facessero monete, un sistema più monete, che sarebbe un sistema più sicuro che una moneta sola. E questa è una moneta questa. Applicando il pensiero di Paolo, ma anche di Marx, non è una moneta. Perché cosa esprime? C'è scritto semplicemente il BCE, che come Federal Reserve è una banca privata. Una banca privata che secondo un articolo del Trattato di Maastricht del 92 è una banca assolutamente illegale, anticostituzionale. Perché c'è un articolo del Trattato di Maastricht che dice che nessun organo politico, né comunitario, né nazionale, può dare nemmeno suggerimenti o cercare di influire sulle decisioni della BCE. Quindi un trattato internazionale ha raso al suolo ogni Costituzione europea e tutti l'hanno votato senza accorgersene. L'ha raso al suolo ogni concetto di sovranità e ogni concetto di controllo democratico. E poi, se applichiamo la critica di Marx e di Pound alle banche centrali, non è una moneta perché è una cambiale. Questa è una cambiale di una banca. Non avendola prodotto una comunità, è una cambiale di una banca, una cambiale falsa perché non ha una scadenza, è una cambiale peggiore di come era prima perché prima almeno c'era scritto pagabile a vista al portatore. La banca quindi impresta a te cittadino un denaro che dovrebbe essere tuo e te lo impresta a debito, quindi sia i cittadini che lo Stato, che è la stessa cosa, quindi chi distingue fra sovranità democratica e sovranità nazionale non ha capito nulla, sono vittime di un indebitamento infinito, potenzialmente infinito, da parte di soggetti privati. Cosa rappresenta questo pezzo di carta? Certo, lo usiamo perché non abbiamo alternative, lo usiamo perché, come diceva Giacinto Auriti, è la consuetudine di accettazione che fa di una moneta, ma a livello di produzione culturale, spirituale, giuridica, filosofica, penso che qualche ragione, o almeno qualche domanda, Marx, ma molto di più Ezra Pound, dovrebbero farcela fare.
Il biglietto americano, che è tutta un'altra storia perché non è cambiato da 200 anni, c'ha dietro l'esercito più potente del mondo, ha dietro, perché è forte l'America, perché non solo produce più denaro di tutti e riempie il mondo con il suo denaro, ma perché ha 300 milioni di consumatori, non dimentichiamoci. L'America ha 300 milioni di super consumatori, quindi come fosse 600 milioni di abitanti. Se l'Europa fosse veramente Europa, avrebbe 500 milioni di consumatori. Sarebbe l'euro la riserva, la moneta mondiale, non il dollaro. E questo non c'è bisogno di commento. Però è interessante il dollaro, analizzarlo filosoficamente, ed è molto semplice, perché comunque è vero che è prodotto da una banca privata, anticostituzionale anche lì, come quasi tutte le banche centrali, che è la Federal Reserve, chiamata appunto riserva e non banca, perché non può chiamarsi banca perché la Costituzione dice che è il Congresso che stampa moneta. Però c'è scritto comunque Stati Uniti d'America. Quindi comunque, almeno simbolicamente, espressione della sovranità di una nazione. Poi c'è un'altra cosa molto importante, scritto in inglese, qui si vede poco, ma si dice «This note is legal tender for all debit public and private». Cioè, questa banconota ha valore legale per ogni debito pubblico o privato. C'è un'impostazione, anche qua, un po' strana, negativa, paradossale, perché vede tutto in negativo, in debito e non in credito. Vabbè, d'accordo, è un'aberrazione, ma comunque dice che questa moneta ha una sua forza, perché può pagare qualsiasi debito, pubblico o privato. Questa è una delle forze del dollaro, è una moneta sia pubblica che privata. E ha sostituito l'oro, ha sostituito anche il petrolio. Se adesso non usano più il dollaro per scambiare il petrolio, questo danneggia gli Stati Uniti come potenza imperiale, ma non permette ancora di sostituire il dollaro, perché, ripetevo prima e concludo, è la moneta... È il paese più ricco che produce più moneta liberamente, come diavolo vuole, ed è il paese che ha più debito pubblico in questa moneta, 21 mila miliardi di dollari, quindi è una specie di ricatto, ma non possiamo farne meno, perché se fallisce lui falliamo tutti. Cioè, l'euro non ha la forza, l'euro è un dollaro di serie B, non ha la forza di resistere ad oggi, perché non è perché il Fondo Monetario Internazionale e la maggior parte degli stati, Russia compresa, hanno grosse riserve di dollari, e la riserva, la moneta di riserva, che ha sostituito l'oro. Concludo con un'osservazione interessante. Vediamo a giugno cosa succede in Svizzera, perché in Svizzera gli svizzeri, che hanno più democrazia di noi, beati loro, faranno un referendum importantissimo, storico, rivoluzionario. Voteranno il ritorno alla riserva frazionaria. Cioè, una parte dei cittadini ha chiesto, vogliamo un referendum, vogliamo che il sistema bancario svizzero abbia una base reale di denaro pubblico prodotto dalla Banca Nazionale Svizzera. Beh, sapete che le banche non hanno denaro, cioè quello che prestano, quello che circola è il 500-1000% in più di quello che c'è. Se tutti andassimo a chiedere indietro i nostri soldi non ci sono fisicamente, non ci sono. Quindi si fonda sulla fiducia, la società e la moneta si fondano sulla fiducia, su un atto spirituale. E quindi gli svizzeri non sono stupidi, hanno detto vogliamo un sistema bancario più sano. Vogliamo che la quantità di denaro che una banca può prestare, commerciare, indebitarsi, abbia un limite, abbia una base reale in una percentuale di denaro reale, pubblico, esistente, controllabile. Noi, per questo è fantascienza, per noi questo. Però sono temi che li subiremo, perché non abbiamo molto potere, ma su cui tutto il mondo si dovrà confrontare, perché la Cina sta tentando di scalzare il dollaro come moneta del commercio internazionale e noi abbiamo i problemi che abbiamo. Grazie della pazienza.